intensi questi qua per te. Sei tornato in Italia dopo tanti anni, hai avuto molti impegni sempre di corsa. Io volevo sapere come li sta vivendo, quali sono le emozioni. Abbiamo visto la gente di Napoli ieri sera, ti abbiamo visto con i compagni dello Scudetto, ti abbiamo visto con Ciro Ferrara e Crippa. Cosa provi in questo momento, in questi giorni? No, prima di tutto che voglio chiedere scusa a quei giornalisti che sono amici, che non potevo parlare perché avevo un'esclusiva con Raffaella, ho voluto mantenere il mio silenzio, però adesso quando già ha passato la trasmissione di Raffaella posso parlare con te e con tutti quanti, per quello siamo qui, no? La sensazione che ho provato è stato di melancolia, no? Perché io pensavo che non poteva morirmi senza ritornare in Italia. Così l'ho fatto con mia moglie, mancano le bambine perché quel giorno fatidico del doping ci siamo andati per la finestra e io volevo andare per la porta come sono entrato, no? Sono entrato a Napoli per la porta di Ferlaino e dopo sono uscito per la finestra come un delinquente. Hai detto doping, no? Tu sei venuto qui anche per chiarire tutta una serie di vicende, hai sempre detto che il tuo problema era una cosa, il tuo rendimento in campo era un'altra cosa, lo hai ribadito a Guariniello. Io però voglio chiederti, cosa pensi tu di questa vicenda? In fondo tu sei uno dei pochi che è stato trovato positivo in un laboratorio che poi abbiamo visto come funzionava. Sì, un laboratorio veramente che non era all'altezza della federazione del calcio italiano, perché il calcio italiano non merita quel laboratorio, neanche forse qualche dirigente del calcio italiano non merita che la gente vada in campo e metta uno stadio tantissima gente, per quello il calcio italiano è visto in tutto il mondo. Per quello dico che si è parlato troppo di questo. Io continuo a credere nel calciatore perché so che il calciatore che gioca in Italia si allena, si mette in forma, si cura tutta la settimana per darle un'allegria la domenica al tifoso. Per quello io ho parlato con Guariniello, le ho parlato del mio problema, però per prendere il vantaggio in campo io non ho preso mai niente. Dopo è un problema personale che questo già lo sa quasi tutto il mondo, però sai, quando qualcuno è sucio, come è sporco come qualcuno che già darò i nomi sicuramente perché lo tiene Guariniello. Però io non voglio dare i nomi di questi sporchi fino a che Guariniello non li dia, no? Ultima cosa, ti avevo promesso tre domande, lo rispetto. No, abbiamo visto ieri sera l'affetto della gente di Napoli, tifosi dei napoletani ovunque, anche a Torino c'erano lì sotto la procura ad aspettarti, ad applaudirti, tu ti sei affacciato. Il tuo rapporto con Napoli, so che tu vorresti fare ancora qualcosa per il Napoli. Cosa pensi di incontrare Ferlaino o pensi di poter essere utile al Napoli in un altro modo? In che modo? No, io prima di tutto voglio che si vada via Giuliano. Giuliano per me è uno sporco. Lo dico in faccia e lo vorrei incontrare perché lui ha detto che io non posso comandare la mia vita, voglio comandare il Napoli. Lui prima che sporco. E prima che è comprato, perché lui si è lasciato comprare dei soldi di Ferlaino. Glielo dico in faccia, se vuole, non tengo problema, non tengo paura, anche perché se lui dice che è così, io sono peggio di lui. E dico che quando vada via Giuliano, si va via questa sera, domani parlo con Ferlaino. Però prima non voglio sapere niente, Giuliano si deve andare, perché Giuliano è sporco. Io ho finito. Grazie. A lui non glielo chiedo se parla. No, no. No, papi, che sporco? No, che sporco Giuliano fa? No, non chiede come gliel'ha chiesto. Non ti ha risposto? Non ne fatto piangere.
Allora, vi avevamo annunciato che, come un po' nel suo stile, Maradona non avrebbe, insomma, che aveva rilasciato delle dichiarazioni importanti, lo ha fatto. Prima però di commentarle vorrei salutare con un grande applauso il tecnico del Piacenza, Giuseppe Materazzi, che ci ha raggiunto da Perugia. Lo ringraziamo per questo spostamento. E allora direi che, Giacomo, commentiamo un po' l'intervista di Maradona, poi si chiude con un'accusa feroce, diciamo forte, al direttore generale del Napoli, Giuliano. Qual è, insomma, la tua impressione di Maradona, al di là di tutto? Ha detto anche fatto accenno a un dirigente a proposito del doping, insomma. Io lo conosco come una persona seria, Giuliano. Se lui ha detto quelle cose, magari potrà avere sbagliato un attimo, ma è stata una cosa detta, non fatta. E secondo me Giuliano è rimasto fuori dal calcio moltissimi anni proprio per questo, perché è una persona seria e non si fa corrompere. Almeno questo è quello che penso io, conoscendo Giuliano da tanto tempo. Certo. Sentiamo Italo Cucci. Ma io ricordo solo che Giuliano è quello che l'ha portato in Italia, Maradona, tanto per dire. Ma a parte questo, un'impressione generale, una bellissima intervista perché ha un peso giornalistico, ma l'impressione, io sono stato innamorato di Maradona in termini sportivi, ovviamente, è come quando rivedi prima un amore di 20 anni, 30 anni fa. Preferisco mantenere la fotografia che ritrovarmelo davanti, vecchio come me, il primo amore, no? E quindi certo. Maradona... preferisco ancora quello che fanno vedere nelle cassette, certo. I suoi gol, le sue cose bellissime, perché con il rancore che si può covare dentro non si va molto lontano, neanche a Napoli. Sentiamo Materazzi, l'impressione rivedendo questo grande campione. Ah, io mi sono astenuto dall'applaudire perché sono rimasto così appena arrivato, tra l'altro, certo. Esterrefatto da queste affermazioni. Probabilmente è stato punzecchiato da Giuliano, oppure avrà detto qualcosa che l'ha ferito. E questa è una reazione, si vede, una reazione, certo. Così istintiva di Maradona, quello che ha detto Italo, conservo un gran ricordo come giocatore, però ieri sera rivedendolo ci sono rimasto male, consentitemi. Certo, sentiamo anche Fontolan. Sì, prego. Sì. L'applauso era per l'intervista. Ma io mi sono astenuto su tutto. È stata un'intervista forte, sì, ma infatti l'avevamo la detto. La sua sgradevolezza è un merito di un servizio, cioè certo. Ti fa vivere una certa situazione che ieri sera per esempio non l'ho vista. Esatto, era un'altra cosa. Sentiamo Fontolan, l'impressione rivedendo Maradona, mentre le immagini che dentro lo schermo si riferiscono al derby, daremo tra poco la linea Bruno Vesica. Davide, è un tuo giudizio. Ma secondo me è il numero uno al mondo, tuttora. Se si rimette in forma, secondo me può ancora dare filo da torcere a tutti. Purtroppo ha i suoi problemi, quelli non si possono discutere. Affari suoi, problema di vita privata, poi il problema con Giuliano, non lo so. Sicuramente certo. Ha avuto da dire. Certo, c'è del rancore, era molto... Sicuramente, sì, perché è stato abbastanza pesante. Certo, certo. Comunque, insomma, direi che ha ribadito il concetto che il suo problema non lo aiutava certo a giocare, anzi forse lo limitava ancora di più. Sì, certo. E pensate quanto è stato grande, no? nonostante questo. E allora ci siamo, veramente 20:30, Roma-Lazio, o meglio Lazio-Roma, Bruno Vesica dallo Stadio Olimpico. Buonasera.